Cari telespettatori di Fano TV, ben ritrovati. Oggi siamo a Sant'Ippolito, nella sede della Tecnoal, nota industria nel settore alluminio della Val Metauro, che ospiterà un convegno che inizierà tra poco, organizzato da CNA Pesaro Urbino. Un convegno che radunerà 5 comuni della Val Metauro per discutere insieme e confrontarsi su tematiche come territorio, integrazioni e servizi e di quanto è importante fare rete. Seguiteci. Direttore, il titolo di questo convegno è Territorio, integrazioni e servizi, un nuovo futuro per la Valle Metauro. Sì, si tratta di riorganizzare le attività non solo economiche ma anche quelle diciamo politiche di organizzazione generale della vita di questi piccoli centri che stanno vivendo un momento un po' particolare, perché nella nostra analisi siamo andati a vedere le dinamiche demografiche della popolazione e delle imprese. E abbiamo trovato che, come per il resto del paese, la demografia della popolazione è ovviamente calante, declinante, ma attenzione, l'ultimo anno, il 2023, quello che l'Istat ci fornisce i dati, c'è una ripresa che riguarda 4 comuni su 5 dell'area considerata e nel complesso quindi l'area di questi 5 comuni cresce. Questa crescita riguarda anche la provincia e anche la regione, ma chissà se questo processo è estemporaneo oppure proseguirà. Noi dovremo considerarlo con molta attenzione. Poi c'è l'altro aspetto, quello problematico delle imprese, e lì le imprese noi rileviamo il calo sistematico delle imprese attive. Quindi una situazione un po' atipica, una discrepanza tra i due valori. Sì, anche la diminuzione delle imprese potrebbe essere interpretata in termini di riorganizzazione di un tessuto delle attività produttive che cerca di puntare sulla strutturazione, sul consolidamento dimensionale e organizzativo, e quindi noi lasciamo un po' indietro il discorso, no, della regione Marche come quella con il maggior numero relativamente alla popolazione di imprese artigiane e di piccole imprese. Siamo ancora la regione più artigiana d'Italia, però questa gran numerosità di imprese viene un po' meno. Potrebbe anche essere un'evoluzione positiva se le imprese diminuiscono di numero ma diventano più strutturate e più robuste. Noi però qui abbiamo dei problemi, perché vediamo che dove vengono meno le imprese in termini numerici? Non solo nell'agricoltura e nelle manifatture, ma anche nel commercio. E quando il commercio perde pezzi, purtroppo per questi piccoli comuni c'è un problema di qualità della vita, perché viene meno tutto un modo di vivere nei piccoli comuni sparsi sul territorio. Pensate solo a quello che ai negozi che chiudono, a tutta una serie di pubblici esercizi che vengono meno. Bisogna un po' capire che cosa significa sotto il profilo della qualità della vita. È lì che scatta fare rete. Esattamente, infatti questi titoli sono proprio orientati a rendere, almeno sotto altri profili, più facile la vita dei cittadini e poi magari anche a ripristinare quell'attrattività del territorio che si sta leggermente perdendo in questi anni, con il venir meno appunto delle imprese di un certo tipo e con il declino della popolazione che abbiamo visto. Allora, come vedete, non ci sono solo dati negativi, c'è qualche cosa, qualche fermento sul piano della popolazione e dobbiamo stare molto attenti a non trascurare alcuni altri fermenti, per esempio l'aumento dei servizi, delle attività di servizio che noi consideriamo ad alto contenuto di conoscenza, cioè ci sono dei settori che stanno incrementando il numero delle imprese. Anche lì abbiamo un mutamento dell'economia molto interessante che dobbiamo attentamente studiare, perché potrebbe nascondere qualche fermento, qualche aspetto da valorizzare. Il tutto denota un lavoro sinergico molto importante. Sì, sia gli analisti economici che i decisori politici, quindi le giunte politiche, chi governa questi piccoli territori, avrebbero convenienza a rapportarsi, così come i rappresentanti delle associazioni di categoria e delle imprese, che sono molto interessati a mantenere non solo il numero delle imprese elevato, ma anche a mantenere le condizioni per cui le imprese operano in queste aree. L'attrattività delle aree non è solo un tema caro ai cittadini, ma anche caro agli imprenditori, che devono poter lavorare in ambienti favorevoli. Direttore, oggi il convegno punta su un focus molto importante di integrazione territorio e soprattutto servizi. Sì, l'azienda che rappresento eroga servizi energia su strutture pubbliche e private, quindi è importante per il territorio
valorizzare l'aspetto dei servizi energetici per ridurre la spesa corrente e anche migliorare la qualità dei servizi all'interno delle strutture appunto pubbliche e private. Quanto è importante fare rete in territori come questo? Tantissimo, perché fare rete vuol dire anche fare sinergie con territorio, le imprese locali, la popolazione e anche tutti quanti i cittadini che occupano questo territorio. Vuole portare una sua esperienza? In caso specifico dobbiamo portare un'esperienza fatta su un'unione di comuni di San Marcello in provincia di Chiesi che hanno aderito a questa nostra iniziativa andando a valorizzare con servizi pluriennali tutto l'aspetto energetico e patrimoniale degli immobili comunali. Questa è l'esperienza che non voglio rappresentare durante la manifestazione. Insomma. Può essere anche un progetto pilota per la Valle del Metauro. Qual è la formula vincente della sua esperienza che vorrebbe portare oggi qui a testimonianza? La formula è quella di garantire con un minor costo per la pubblica amministrazione dei servizi con qualità migliore rivolti comunque all'aspetto energetico e al miglioramento dell'energia in senso generale. Per creare efficienza ed efficacia. Efficacia e efficienza, esatto. Dottor Bordoni, quanto è importante in una valle come la Valle del Metauro fare rete? Dal centro studi della CNA emerge che è fondamentale, perché questi piccoli comuni hanno la necessità assoluta di fare sistema, di integrarsi tra loro e di mettere a fattor comune i servizi, perché gli obiettivi sono fondamentalmente due: uno, mantenere alta la sostenibilità di questi centri che altrimenti faticherebbero anche a livello economico; il secondo punto fondamentale, che è un obiettivo molto importante, è quello di aumentare sia il numero che la qualità e la professionalità di come vengono poi erogati i servizi sia per i cittadini che per le imprese. Fare rete non è fare fusione, questo è importante sottolineare. Ma è fondamentale, ci sono ovviamente anche sensibilità diverse che nascono proprio dalla storia del nostro paese. L'Italia è un paese che nasce dai piccoli borghi, dai centri storici, anche da differenze culturali che vanno conosciute e valorizzate. Non è necessario fondersi, ma è necessario lavorare insieme, integrarsi, fare sistema per portare poi tecnicamente anche valore aggiunto ai cittadini e alle imprese. Poi le fusioni sono una situazione particolare che io personalmente non amo profondamente in quasi tutte le situazioni. Ci sono delle opportunità, magari un paese che sta finendo, che ha pochissime risorse economiche o che ha pochissimi abitanti, probabilmente può avere un valore una fusione, altrimenti è importante avere l'intelligenza di lavorare insieme, di capire come mettere a regime insieme agli altri le poche risorse che ci sono per fare meglio sempre per i cittadini e per le imprese. Avete individuato il focus di azione in questi 5 comuni della Valle del Metauro? Sì, ci sono molte opportunità, soprattutto a livello economico, di lavorare insieme, perché nonostante la crisi degli ultimi anni, questa è una vallata che ha dei dati anche più positivi dell'intera regione, dell'intera provincia di Pesaro Urbino. Ci sono grandi opportunità, ci sono imprese che hanno investito, che hanno mantenuto l'occupazione, che soprattutto hanno fatto ottime performance per quello che riguarda l'export e l'internazionalizzazione. Questi sono fattori essenziali per una crescita di una vallata che ci può dare in futuro grandi soddisfazioni. Professore, il suo intervento è stato denso e fitto di tante piccole iniziative che si possono prendere anche in questa valle per quanto riguarda il welfare e la sostenibilità economica. Quali potrebbero essere i volani, quelli da attuare nel momento, nel termine più breve possibile, per risalire un po' questa valle dove ci sono dei grandi dati discordanti tra un inverno demografico e una insistenza delle imprese per quanto riguarda l'imprenditoria? Sì, i fenomeni di questo raggruppamento, diciamo, di comuni che coincidono con l'ambito territoriale sociale Flaminia e Valcesano, è un po' quello del resto della provincia e della regione. In particolare in questa realtà una effervescenza imprenditoriale delle piccole imprese è stata segnata da un brusco calo del numero delle imprese, non tanto dell'occupazione. E quindi si pone un problema dell'invecchiamento della popolazione, della difficoltà a ricambiare occupazione e anche di diversificare la produzione. Quindi su questo le relazioni che hanno seguito i problemi del credito e dell'accompagnamento delle politiche industriali dicono quali sono le soluzioni interne di aggregazione per qualificare la struttura, la gestione della struttura manifatturiera produttiva principale. Io mi sono fermato, diciamo, sugli elementi di contesto. Il primo, diciamo, un po' la maniera dei criteri fondamentali della strategia nazionale delle aree interne,
i problemi di contorno che rendono questi territori appetibili non soltanto per rimanere, ma anche per tornare oppure per venire la prima volta. Il problema della mobilità urbana in un quadro di infrastrutture che è molto migliorato negli ultimi 20 anni e che è in via di miglioramento e che quindi potrebbe avere collegamenti addirittura interregionali oltre che interprovinciali. Insieme a questo c'è il problema della integrazione dei servizi socioassistenziali e sanitari che renda appetibile e poi un intreccio con una linea di sviluppo che è progredita e che ha costituito una risposta occupazionale anche qualificata sul versante del turismo e della cultura, area pregiata, siamo a Forum Semproni, siamo a due passi da Urbino, da Urbania, da gemme del patrimonio architettonico ma anche paesaggistico, in cui come il turismo e l'accoglienza turistica hanno già fatto una parte, diciamo, del loro dovere in termini di sostituzione. Quindi l'integrazione dei servizi del turismo insieme al miglioramento dei servizi cosiddetti avanzati alle imprese, che le imprese possono fare aggregandosi, mettendo... Il cosiddetto tavolo di aggregazione comunale è suggerito. Esattamente, l'idea che ci sia un tavolo che riguardi i problemi fondamentali, penso al ricambio, al turnover, in ambito intercomunale, battezzando per esempio l'ambito territoriale sociale con una base di programmazione del turnover, dicendo quali maestranze servono nei prossimi 5 anni, come qualificarle formalmente e anche come rendere appetibile il loro ingresso con la popolazione italiana e anche con l'immigrazione funzionale, pensando innanzitutto, come dire, anche agli elementi di accoglienza, dall'abitazione alle attività dell'assistenza primaria, sociale oppure sanitaria. Ecco, l'idea è che c'è una programmazione che parte dall'alto, una che parte dal basso, si dice, no, bottom up, che parte dal basso e sale verso l'alto. Stamattina i sindaci e un'associazione di categoria si stanno ponendo il problema di come affrontare la crisi non in maniera lamentosa, ma facendo proposte volte a migliorare anche le richieste da fare a livello regionale e nazionale. Professore, quali resistenze si possono incorrere in questo disegno che lei propone? Beh, intanto la resistenza è fare quello che si è sempre fatto e non complicarsi un po' la vita facendo cose nuove. C'è un problema che riguarda per esempio l'immigrazione, per cui è un tema molto delicato in cui, come dire, bisogna confondere il tema dell'immigrazione per l'accoglienza di poveri disgraziati che vengono da paesi in guerra, da quella invece che è un compito, diciamo, che ogni realtà italiana, europea si deve porre, ma io parlo di quell'altra che invece è proprio funzionale, che invece mescolando gli argomenti rischia la preoccupazione dell'immigrazione non programmata, insensata, possa provocare addirittura un ostacolo a quell'immigrazione funzionale di cui ci avremo bisogno. Uno è questo, l'altro è che c'è una frammentazione dei luoghi decisionali, per cui anche sul versante dell'utilizzo delle tante opportunità del PNRR, delle risorse comunitarie, dei fondi strutturali, comuni pulviscolo che hanno a volte un segretario comunale a scavalco, un ufficio tecnico per 2 o 3 comuni, popolazione di 1000 abitanti, che non hanno una struttura amministrativa organizzativa, senza fondersi, mantenendo, come dire, l'identità che ogni comune ha, addirittura con origini secolari, però quello di mettersi insieme per funzioni comuni, uffici di progettazione europea, servizi dell'istruzione della prima infanzia o della terza, la prima infanzia sta scendendo drammaticamente, però l'assistenza agli anziani, le residenze protette, le RSA su base intercomunale, in modo che le economie di scala si accompagnino, come dire, al miglioramento dei servizi. Si è appena concluso il convegno organizzato da CNA qui alla Tecnoal e grandi spunti per i comuni che hanno aderito al convegno della Val Metauro: bisogna fare rete, non fusione, ma un sistema di cooperazione e integrazione per aiutare il territorio. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Fano TV. A presto!